informazioni. Allora, io che sono 66 ti do questa. Kenneth Boulding, economista. Chi pensa che una crescita infinita sia possibile in un mondo finito è un pazzo, è un economista. 1966, per questo siamo tutti un po' frustrati, direi, ormai. E solo che c'è anche questa tendenza a dire: ma se ancora non è successo niente, allora siete voi che avete sbagliato. Ecco, questa mi sembra la peggior negazione proprio del metodo scientifico. Per una volta che nella storia dell'umanità abbiamo a disposizione una manciata di dati e di nozioni, che sia pure imperfette, ci dicono che grosso modo tra qualche tempo c'è quel burrone davanti a noi e cadremo tutti dentro, e che quindi abbiamo la possibilità con un certo margine di cambiare strada in tempo, noi rifiutiamo il messaggio costruttivo lanciato dalla conoscenza per dire: ma tanto non è ancora successo niente, il fosforo è ancora lì, il cibo costa sempre meno, possiamo permetterci di buttarlo via, ci dicono che tanto possiamo continuare a crescere, i negozi sfavillano, le vetrine sono piene, perché mai dovremmo ascoltare voi? Cioè, si passa sempre nella visione dell'essere uccelli del malaugurio, catastrofisti e così via, mentre questi dati non fanno parte di un'ideologia, sono purtroppo, perché questa è la realtà fisica del mondo, basati su come funzionano i sistemi ambientali e le risorse che abbiamo su questo pianeta. Allora, il mio consiglio è quello che raccolta una certa quantità di informazione su queste criticità, si cominci a effettuare una preparazione che deve andare in due sensi. Allora, certo, quella politica sarebbe la migliore, l'alta politica, quella della polis greca, dovrebbe essere la politica che generiamo tutti noi cittadini di una democrazia una volta che abbiamo queste informazioni. E quindi dovremmo oggi lavorare tutti per preparare che cosa? Preparare una sorta di atterraggio morbido, visto che comunque questo tipo di vincoli e di costrizioni diventeranno via via palesi nei prossimi anni, perché la popolazione nonostante tutto continua a crescere. Si stima che ci saranno 9 miliardi di persone verso il 2050 e questi giustamente vorranno mangiare, c'è una questione anche etica, è ovvio, di equità, visto che il cambiamento climatico va avanti e quindi ci proporrà nei prossimi decenni una serie di problematiche che ancora conosciamo poco e che potrebbero tra l'altro incidere sull'agricoltura, perché il cambiamento climatico là dove va a colpire per primo potrebbe essere la producibilità agraria in un grande distretto cerealicolo, per dirne uno, e allora poi il mercato ne risente immediatamente, il pane che oggi paghi 2 euro al chilo potrebbe improvvisamente costarne 10. E sono tutte cose che stanno, sono come dicono gli americani, in the pipeline, sono già in marcia, stanno arrivando. E sentire gli zoccoli dei bufali che stanno rombando e la polvere che vedi da lontano, bisogna attrezzarsi se non vogliamo esserne travolti. La politica alta però purtroppo in questo momento non c'è, è latitante, salvo in pochi paesi al mondo dove queste riflessioni si stanno facendo in modo un po' più approfondito e danno luogo anche a delle scelte politiche, e mi riferisco praticamente solo ai paesi del nord Europa, la Scandinavia in genere, e ci mettiamo dentro anche la Germania e l'Austria. Questi sono il blocco di paesi, e non è a caso, è Europa, perché nel resto del mondo praticamente faccio fatica a trovarne altre. C'è la Nuova Zelanda che ha qualche politica interessante, non ne trovo veramente altre di paesi che siano all'avanguardia nel portare questo messaggio di allarme da un certo punto di vista e dall'altro però anche di azione. Per farvi un esempio, la Danimarca è un paese dove c'è un piano di governo per uscire dall'uso del petrolio entro il 2040. È una politica, questo è un progetto politico governativo. Può darsi non ci riescano, magari sono stati ottimisti, però intanto stanno lavorando per raggiungere questo obiettivo, e se poi non sarà il 2040, sarà il 2045, pazienza, però sono in marcia verso quell'obiettivo, e tutta la società e tutta l'economia si stanno riorientando per raggiungere quell'obiettivo. Noi che cosa? Per comprarci tutti la Ferrari, questo è il sogno dell'italiano medio, avere tutti la Ferrari e andare in giro a sgasare, poi che non ci si riesca, per fortuna, anche qui non ci riusciremo.
Ma se i cinesi che stanno copiando, come vedete, la notizia di questi giorni è che il massimo mercato oggi della vendita della Ferrari è in Cina. E tutti ridono, e i nostri sono contenti. Ma il giorno che tutti potranno permettersi una Ferrari nel mondo, non avremo più la benzina per alimentarle. E saremo già troppo tardi. Cioè, è anche l'immaginario che è drammatico poi da gestire. Perché con l'immaginario si fanno quelle scelte diverse che sono già alla portata oggi dell'individuo. E allora arrivo allo spazio di sovranità civile e individuale che mi ha permesso di scrivere intanto il libro dicendo: in attesa che tutti noi maturiamo e esprimiamo una politica migliore che chieda allo Stato e alle comunità locali scelte che ci agevolino in questo cammino, però ci sono già degli spazi importanti dove possiamo fare delle cose a casa nostra. E allora io ho provato a farle, la seconda parte del libro spiega proprio come intanto ho detto proviamoci, e questo provarci mi ha dato molti effetti positivi. Alla fine è stata una buona scelta economica, perché quando si parla di risparmio energetico e di riduzione comunque delle spese per l'energia nelle nostre case, è sempre un bloccare un'emorragia, tanto l'energia, come vedete, aumenta sempre di prezzo. Io l'ho calmierata, bloccata 3 anni fa con le mie scelte energetiche, adesso io non pago più bolletta. E l'energia me la faccio sul tetto col sole, l'acqua calda, i pannelli fotovoltaici, la casa ben isolata, i vetri doppi, passo emissivi, l'isolamento dove si può. L'altro elemento importante è una buona ricaduta ambientale, ma vedete che io non l'ho messo neanche al primo posto. Mi piacerebbe nel mondo dell'utopia che tutti lo facessimo, prima di tutto per etica nei confronti dei nostri successori, dei nostri figli e nipoti, perché è ovvio che dal punto di vista dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici, della cementificazione, queste scelte che facciamo noi oggi incideranno a livello transgenerazionale. Ma lì o c'è la legge che lo impone, oppure se facciamo conto solo sull'etica personale, il più percentuale lì 99,9%, siamo lì, gli altri invece prevarrà sempre l'interesse. Però ci sono delle cose che possiamo fare già per motivi economici e anche per motivi di, direi, resilienza. La resilienza è una proprietà di cui parliamo poco, ma a me piace sempre ricordarla, perché è una proprietà di un sistema di non andare al collasso, di non sfasciarsi quando viene sottoposto a uno stress. La natura è resiliente, ci lascia molta elasticità prima di collassare, ma quando superiamo certi limiti poi collassa anche lei. Noi siamo resilienti come società oggi in Italia per nulla. Siamo una società in balia della fornitura di materie prime e di energia dall'estero, però ci piace fare la bella vita. E oggi viviamo circa 4 volte al di sopra delle nostre possibilità. La nostra impronta ecologica italiana è di circa 4 e noi abbiamo a disposizione 1. Già questo fatto dovrebbe metterci sull'avviso della fragilità estrema del nostro modo di vivere. Se qualcuno un domani decide di chiudere il rubinetto del gas o la petroliera, l'oleodotto o la fornitura di rame, di fosforo, di cibo stesso, noi finiamo all'età della pietra in una settimana. Non credo che ci sia tanto di più da negoziare. Quando ti chiudono il gas vai all'età della pietra in una settimana. Quando manca l'elettricità, poi manca anche il cibo, manca l'acqua, mancano i trasporti. E che si fa? Allora il prepararsi ha questo senso profondo, che sarebbe meglio lo facesse la politica della resilienza, la facesse uno Stato. Ma intanto cominciamo a farla noi, perché questo ci rende più forti. Ecco il senso profondo poi alla fine anche di essere più felici. Se noi oggi allochiamo le poche risorse che ancora ci rimangono per fare le scelte di resilienza individuale, rispetto alle criticità che verranno fuori negli anni futuri, possiamo dire che riusciremo almeno a difendere le grandi conquiste della nostra modernità, che sono il comfort, che sono il cibo, la possibilità di mangiare, che non è una cosa scontata. 1 miliardo di persone al mondo ancora non mangia oggi. Io vorrei difendere la decina di grandi conquiste che sono lo zoccolo duro del Novecento, e mandare invece via la zavorra di tutte le cose che oggi ci vengono proposte come importanti dalla pubblicità e dal confronto sociale, che invece non ci servono assolutamente a niente e che ci sviano al contrario dal concentrarci sulle azioni
che dobbiamo fare perché la barca non affondi o l'aereo non precipiti, usate la metafora che volete. Se faremo in questi anni di relativa abbondanza che ancora abbiamo davanti, pur con questa crisi che è il sintomo che ormai il sistema non funziona più, però diciamo che abbiamo davanti a noi ancora qualche anno di erosione di capitali del passato, ma usiamoli bene. A casa mia il capitale è sul tetto, è sotto forma di pannelli fotovoltaici, di pannelli per l'acqua calda, di isolamento nel sottotetto, di cisterna per raccogliere l'acqua piovana, un piccolo orto. Quelle sono diventate, è diventato il mio capitale, non è i soldi si possono, come vedete, volatilizzare da un giorno all'altro. Se li vogliamo bruciare nel camino, scaldano per 5 minuti a febbraio, quando c'era 20 gradi sotto zero, potete bruciare, forse ho fatto il conto che conviene, il taglio migliore è 10 euro, perché è quello più largo, quindi per unità di economica ti dà più massa da bruciare nel camino. Quanto d'ora di fuoco fai? Con 100.000 euro ti scaldi una sera, è finito tutto. Se poi addirittura i soldi sono solo nel tuo conto come un numero del computer, non ti scaldano neanche quei 10 minuti. Ecco, dov'è che allora l'investimento oggi è veramente importante? Nell'essere pronti a non perdere quello che duramente i nostri padri e nonni hanno conquistato. Questo sì che è importante. Cioè il benessere è fondamentale di avere oggi delle case confortevoli, di avere l'acqua corrente, di poter mangiare, di avere il fresco d'estate quando fa caldo e il caldo d'inverno quando fa freddo, a bassa intensità energetica ovviamente, si può avere usando poca energia, inquinando poco e spendendo poco, di avere poi tutta quell'altra serie di beni immateriali ma che sono fondamentali per il nostro benessere. Pensate all'assistenza sanitaria, un grande bene comune da difendere, oggi minacciato. Pensate al diritto all'istruzione, alla cultura. Questi sono i veri beni che dobbiamo difendere. Tutto il resto, il SUV da far vedere agli amici, la Ferrari, la vacanza esotica, la moda, ciò che la pubblicità oggi ci rende indispensabile come il meglio della vita di oggi, ci sta solo distraendo dal nostro obiettivo fondamentale per non rischiare invece fra qualche anno di perdere tutto. E allora quello sarebbe drammatico, perché quando la scure della termodinamica si abbatte su di noi, taglia tutto, taglia la Ferrari e taglia purtroppo anche il riscaldamento, l'acqua calda in casa. A quel punto lì la vita non è più bella. Penso che a molto tempo saranno fischiate le orecchie, visto che ha intenzione di scendere in politica, non si capisce un altro che sì, no, forse, vedremo, prossimo anno, non si sa, però le sue Ferrari sono a rischio, a meno che...